Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi, 1 settembre 2020, seduta del Consiglio della Terza Circoscrizione in videoconferenza, registrata nel sito di Webmaster e visibile nel sito istituzionale del Comune di Palermo. Prego, dottor Calderone, possiamo predisporre l'appello? Sì, predisponiamo l'appello della seduta del Consiglio della terza circoscrizione dell'1-9-2020. Adelfio. Presente. Bruschetta. Presente. Gulemi. Non c'è. Ilardi. Presente. Prester. Non c'è. Quartararo. Presente. Rappa. Rappa. Assente, non c'è. Non c'è. Sant'Angelo. Presente. Presente. Tarantino. Presente. Terranova. Sono presenti 7 consiglieri e 3 assenti. Il numero legale c'è. La seduta si può aprire alle 8:53. Grazie, dottoressa Calderone. Gli scrutatori. Sì, considerando il numero legale, la seduta è valida. Gli scrutatori, consigliere e Quartararo, Terranova e Prester. Prestare assente. Prestare assente, Bruschetta. presidente. Bruschetta. Non risponda. Cioè, volete che diamo? Ci siamo, dottoressa Calderone? Sì. Allora, io direi di dare comunicazione se ce ne sono o richieste dei consiglieri. Sì. Allora, io diserbo il consigliere della terza circoscrizione Alfredo Elardi chiede con sollecitudine il diserbo in largo dell'Anica con incrocio con via Villagrazia. Poi ripristino punti luce, il consigliere Elardi chiede con sollecitudine il ripristino dei punti luce spenti in via Casale Settimo Civico 1 Barracca e in via del Castoro Civico numero 6, dove manca l'armatura da parecchi anni. Certi di un vostro riscontro, grazie e distinti saluti. Poi c'è un altro diserbo. Il sottoscritto consigliere Alfredo Elardi chiede con sollecitudine il diserbo il Largo del Dragone, dove vi è una scuola materna, la Cittadella, prima dell'inizio dell'anno scolastico. Grazie e distinti saluti. Poi c'è un altro diserbo. Il sottoscritto consigliere della terza chiede con sollecitudine il diserbo in via Andromeda, dove l'erbaccia sovrasta le abitazioni dei cittadini, grazie. Addirittura l'abitazione. Richiesta potatura albero magnolioide, presente nell'area verde situata in via del Bassotto ed angolo con via delle Riviere. Il sottoscritto Salvatore Tarantino, in qualità di consigliere della terza circoscrizione, chiede con cortese sollecitudine l'intervento di cui in oggetto, considerato che la mancata manutenzione degli alberi aumenta la percentuale di situazioni di pericolo per cause accidentali, come la caduta a rami a causa del forte vento e rame ad altezza uomo. Inoltre, la mancata potatura causa forse il disagio agli inquilini del palazzo vicino, in quanto i rami sono a contatto con finestre e balconi. Poi vi è una bonifica. No, questo è stato già inviato. Va bene. Non me ne sono altre. Perfetto, perfetto. Io volevo dare una comunicazione relativamente alla
quello che abbiamo appreso, la notizia che abbiamo appreso è la morte della sorella del consigliere Gulemi. E volevo fare condoglianze alla famiglia da parte di tutto il consiglio e chiuderei un po' prima oggi la seduta per dare la possibilità a tutti noi, a tutto il consiglio, di partecipare ai funerali che si terranno stamattina alle 9:30. Ok, se non ci sono altre comunicazioni, dottoressa Calderone, io passerei alla lettura e all'approvazione del verbale della seduta precedente. Sì, se il verbale lo potrebbe leggere anche Mazza, che vi collabora. Perfetto, va bene, sì, perfetto. Ottimo, d'accordo. Quando dite voi inizio a leggere. Sì, prego, prego. Allora, verbale del 10 agosto 2020. L'anno 2020, il 10 del mese di agosto alle ore 9, si è riunito il Consiglio circoscrizionale della terza circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza, senza l'articolo 73,1 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020, ai sensi delle circolari numero 8, 10 e 11 dell'Assessorato Autonomie Locali e Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, e con avviso di convocazione numero 737-094 del 29 luglio 2020 per procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Presiede la seduta il vicepresidente Andrea Gulemi, partecipa in qualità di segretario e funzionario amministrativo Maria Concetti Calderone, redige verbale e collaboratore amministrativo signora Giuseppina Sarri. Il presidente alle ore 9:34 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano pertanto presenti i signori consiglieri Adelcio, Bruschetta, Gulemi, Lardi, Presta, Cattararo, Rappa, Tarantino e Terranova. Risultano presenti 9 consiglieri. Verificata la presenza del quorum strutturale per la validità della seduta, il Presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Bruschetta, Quartararo e Tarantino. La nomina dei suddetti scrutatori è approvata all'unanimità dei presenti. Si passa al primo punto dell'ordine del giorno, ovvero comunicazioni al Presidente, dando lettura di alcune richieste inviate dai consiglieri al Presidente per il successivo inoltre all'azienda competente. Richiesta pulizia straordinaria della villetta del Largo Pietro Tacchini, a firma del consigliere Ilano. Richiesta realizzazione impianti di illuminazione pubblica del Largo Pietro Tacchini, firma dei consiglieri Lardi e Presti. Richiesta di serbo il Largo del Dragone in prossimità della scuola materna Cittadella, firma del consigliere Ilano. Richiesta di serbo in via Agnetta dall'incrocio di via Valenza a via Villa Grazia, firma del consigliere Ilano. Richiesta fissaggio di un cestino gettacarte di verde in via Guido Rossa e in via Amico Geraci a firma del consigliere, aspetta che qui si metta in mezzo, del consigliere Ilano. Il consigliere Tarantino. Richiesta mozione rifiuti ingombranti in via Vincenzo Mortillara all'altezza dell'incrocio di via Gallo con Vioreto a firma del consigliere Terranò. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Quartararo, che chiede al collega Ilardi se per la richiesta di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione abbia presentato richiesta o mozione, in quanto per la nuova realizzazione di un impianto necessario presentare una mozione presso gli uffici degli impianti pubblici a rete, anche per accorciare i tempi di risposta. Il consigliere Lardi replica che ha ritenuto opportuno presentare sia la richiesta che la mozione. Il Presidente afferma che, considerato che già la mozione è stata già trattata, sarebbe il caso che il consigliere Lardi presentasse un'interrogazione. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno, ovvero approvazione del verbale relativa alla seduta. Scusa Alfredo, potresti rileggermi leggermente per favore questo passaggio ultimo? Del consigliere Lardi? Sì, sì. Allora, il consigliere Quartararo chiedeva di fare una nuova richiesta agli impianti di rete pubblica. Il consigliere Lardi replica che ha ritenuto opportuno presentare sia la richiesta che la mozione. Il Presidente afferma che, considerato che già la mozione è stata trattata, sarebbe il caso che il consigliere Lardi presentasse un'interrogazione. Okay. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno, approvazione del verbale della seduta precedente, con la lettura del verbale relativo al giorno
4 agosto, approvata alle ore 9.55 per appello nominale, il cui esito è seguente: presenti 9, votanti 9, voti favorevoli 9. Alle ore 9.53 escono i consiglieri Adelchio e Ilard, risultano presenti 7 consiglieri. Passa al terzo punto dell'ordine del giorno, ovvero atti ispettivi e funzioni propositive, con la trattazione del parere avente per oggetto regolamenti imposta municipale propria IMU, iscritta al punto 17 delle funzioni propositive, con protocollo 651-584 del 10 giugno 2020. Chi dà lettura dell'emendamento presentato dal consigliere Bruschetta, che chiede di inserire dopo l'articolo 14 secondo il seguente testo nominato articolo 14 bis, ovvero riduzione imposta di ACP per alloggi regolamentati e case assegnate all'Istituto Case Popolari, in applicazione alla legge, all'articolo 1,754 della legge 27/2019, numero 60, si prevede l'azzeramento. Presidente invita il consigliere a spiegare l'emendamento. Consigliere Bruschetta specifica che la legge nazionale permette di azzerare la tassa comunale. Queste somme che l'Istituto Case Popolari andrebbe a risparmiare potrebbero essere usate per la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, considerando anche il fatto che l'Istituto non gode di grande disponibilità economica, in quanto molti affittuatari non pagano la pigione. Chiede al Presidente di invitare il Commissario straordinario dell'Istituto Case Popolari per conoscere le funzioni e le criticità dell'ente e sapere dove siano ubicati gli immobili di proprietà dell'ente. Il Presidente accoglie la richiesta specifica che questo ragionamento va affrontato, ma occorre anche conoscere la situazione degli alloggi sociali gestiti dal Comune, come ad esempio quelli che si trovano in via del Bassotto e il Largo delle Coppe. Pertanto è opportuno confrontarsi anche con l'assessore al ramo. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Quattararo, che dichiara che sarebbe opportuno che le somme risparmiate dell'ente possano essere utilizzate per la manutenzione di opere, sia interne che esterne. Pertanto occorrerebbe inserire una clausola. Il presidente afferma che lo spirito dell'emendamento è andarsi ad allineare con altre città esenti dal pagare la tassa, o almeno questo è il suo pensiero. Si pone ai voti l'emendamento approvato alle ore 10.06 per appello nominale, il cui esito è il seguente: presenti 7, votanti 7, voti favorevoli 7. Si pone ai voti il parere avente per oggetto il regolamento dell'imposta municipale IMU, approvato alle ore 10.08 per appello nominale, il cui esito è il seguente: presenti 7, votanti 7, voti favorevoli 6, astenuto 1, Quattararo. Eseguiti gli argomenti, il Presidente alle ore 10.10 chiude la seduta. Perfetto. Avendo dato lettura, poniamo le voti e sempre per appello nominale. Va bene. Dottoressa Calderone. Sì. E procediamo alla votazione del verbale, sì, per appello nominale. Adelchio. Favorevole. Bruschetta. Approvo. Problemi non c'è. Ilardi. Favorevole. Resser non c'è. Quartararo. Favorevole. Rappa non c'è. Sant'Angelo. Favorevole. Tarantino. Tarantino. È uscito, può essere? Pregare, vado avanti. Sì, certo, assolutamente. Quindi lo diamo assente, sì, anche se io lo vedo qui, però. Salvatore, ci senti? Sì, qua è. Infatti, lo vedo. Vabbè, andiamo avanti, dai. Adesso non c'è più. È Terranova. Terranova? Presidente, si è ricollegato Tarantino. Sì, Tarantino, sì. Terranova. Tarantino, stiamo approvando il verbale. Io sono favorevole. 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 Solo Terranova mi manca. Solo Terranova mi manca. Terranova, ci sei? Niente, era collegato, evidentemente ha qualche problema di linea.
Va bene, allora lo metto momentaneamente assente. Sì, lo mettiamo momentaneamente assente. Il verbale è approvato con 6 voti favorevoli. Perfetto, perfetto. Io ho un ritorno di voce. Sì, anch'io, si sente malissimo. C'è qualche microfono che dà fastidio. Come mi sente adesso, Mario Concetto? Ora meglio. Un po' meglio, sì. Evidentemente era il microfono Tarantino. Io volevo un attimino affrontare quello che sta succedendo alla RAP con la mancanza di ritiro dei rifiuti ingombranti. Io volevo intanto predisporre un invito al presidente della RAP, Giuseppe Norata, e assieme a lui capire un po' che cosa sta succedendo all'interno della RAP e che tipo di programmazione hanno intenzione di portare avanti per i prossimi mesi e capire un po' se si può ripristinare nuovamente quello che è il lavoro della raccolta dei rifiuti ingombranti. Quindi predisponiamo questo invito, dottoressa Calderone, compatibilmente con gli Va bene. inviti, cioè le convocazioni. Le convocazioni le abbiamo fatte fino al giorno. 10 mi pare, sì. Sì, Sì, va bene. Poi dico, ne parliamo a fine seduta. sì, sì. Sì, ma tale da predisporre un invito, certo, o lo chiamiamo prima, chiamiamo Giuseppe Norata, ma tale da farci dare una disponibilità di data. Comunque, predisponiamo questo invito. Posso, Presidente? Sì, prego, consigliere Bruschetta. Presidente, lei mi ha preceduto perché io in questi giorni, diciamo che di sosta, diciamo di consiglio, ho avuto continuamente telefonate da parte di cittadini. Non hai idea perché in alcuni luoghi dove fino adesso magari non si era verificato quello scempio di zone cose abbandonate, parlo via Regione Siciliana, sia lato nord-est che sud-ovest, da tutti e due lati, completamente immondizia, rifiuti, ingombranti, cose che prima non si verificavano. Quindi devo dire che le cose sono veramente peggiorate, la situazione è veramente incresciosa. Io, la situazione non è da anni e anni che Palermo completamente in questa situazione non si trovava. Io veramente non riesco a capire come mai la nostra città ormai è alla deriva e quindi appunto ritengo opportuno questo suo invito al Presidente perché non si può continuare così perché chiaramente noi giustamente che siamo i consiglieri e giustamente le persone che sanno giustamente se la prendono con noi non sapendo veramente che ogni giorno io in questo periodo che magari appunto non siamo stati, ho fatto diverse segnalazioni, l'ho fatto online da diversi punti della città, è veramente veramente vergognoso, ecco Presidente, quindi veramente spero che appunto questo suo invito di invitarlo al più presto possa diciamo smuovere qualcosa perché siamo veramente in una situazione incresciosa. Grazie. Sì, lo so, io ho ricevuto, tra le altre cose, delle lamentele da parte di alcuni commercianti che lamentano il fatto che hanno davanti le loro attività e sono costretti la mattina, prima di iniziare a lavorare, a togliere i rifiuti ingombranti all'interno, cioè davanti le proprie attività commerciali. Quindi non mi sembra né giusto né onesto nei confronti di chi paga le tasse e di chi paga una tassa onerosa come quella dell'immondizia. E vi parla uno che ha un'attività e vi posso garantire che non sono da poco le tasse che si pagano rispetto a quelle che sono il ritiro dei rifiuti. Quindi dobbiamo capire un po' che sta succedendo con questa RAP, nonostante le risorse che sono state stanziate, questa azienda. Io non capisco perché questa azienda non riesce mai a mettersi in funzione in una certa maniera, o a entrare a regime per come si deve. Se posso, Presidente. Sì, prego. Grazie, Presidente. Io mi allaccio al suo discorso detto dai commercianti, che io ho visto che c'è pure un'attività commerciale, e proprio di fronte alla mia attività commerciale sono due postazioni di Cassano e TRSU. Come diceva lei, a parte i rifiuti ingombranti,
La gente lamenta, anche noi che abbiamo l'attività commerciale, lamentiamo tantissimo che quando viene effettuato il ritiro dei rifiuti di dentro i cassonetti, all'interno dei cassonetti, fuoriesce cattivi odori malodoranti quando noi dobbiamo chiudere sia le porte dell'attività commerciale accendendo i condizionatori, e così tale come i residenti. Presente, proprio guardi, ci sono dei cattivi odori puzzolenti che invadono le abitazioni e non si capisce nell'effettuare questo ritiro perché non sia fatta automaticamente una disinfestazione, no? Una pulizia dei cassonetti, visto che è considerato che abbiamo toccato quasi 40 gradi di caldo, Presidente. Tutto qui, No, grazie, Presidente. infatti bisogna anche capire questa squadra che fa e che pulisce questi cassonetti e fa questa disinfestazione, come è strutturata e come viene programmata, perché io vedo che ci sono delle zone totalmente mai fatte per quanto riguarda la pulizia dei cassonetti, quindi boh, bisognerebbe capire anche questo. Guardi, Però questo Presidente, nel sicuramente ritiro, è un argomento da affrontare col Presidente della Camera. esce, non so, Sì, lo so, lo so. è proprio no, niente, Presidente, c'è proprio, tra Sì, virgolette, lo uno schifo, uno scempio so, lo so. da Va rabbrividire, bene. Ci veramente. sono Grazie, Presidente. altre... Prego, prego. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dottoressa Calderoni, io chiuderei la seduta e così dando la possibilità a tutti di partecipare a questi funerali. Va bene, la Va seduta bene. è chiusa alle 9:14. Ok, Buongiorno a grazie, tutti, buona ci vediamo giornata. in chiesa. Arrivederci. Buona Buongiorno. giornata. Ragazzi, mi sentite?